Ragazzi, ciao a tutti e benvenuti su Gastube Drums. Il video di oggi, l'inizio del video di oggi, è stato un po' diverso dal solito, cioè non vi aspettavate di vedermi suonare subito, ma aspettavate probabilmente che io vi dicessi ciao ragazzi e benvenuti su Gastube Drums. Perché ho deciso di fare questa cosa qua? Per fare una cosa diversa dal solito, cioè la cosa che vi chiedo subito è quella di scrivere un commento dicendomi quale microfono, perché oggi si parla di microfoni, perché strumentimusicali.net, vabbè l'ho aperto al contrario, mi ha mandato 3 coppie di microfoni panoramici da provare, una super economica, una media e una più costosa. Quindi vi chiederei subito un commento dicendomi, secondo voi, quali di questi 3 microfoni siano quelli economici, medi o costosi. Quindi scrivetemelo subito e vado a farveli vedere adesso questi microfoni mandati da strumentimusicali.net. Ovviamente ho già aperto la scatola perché altrimenti non avrei potuto suonarvi l'intro in questo modo. E partiamo subito con quello economico Behringer. Quindi, dovevo dire qualcos'altro prima però. Vabbè, non me lo ricordo. Behringer C2. Questi sono dei microfoni che costano veramente, veramente, veramente molto poco. Abbiamo la solita scatola Behringer normale, questa qua che praticamente c'è in tutti i microfoni, e all'interno abbiamo questi due C2, che sono questi microfoni molto, molto, molto piccoli. Eccoli qua, della Behringer, vengono dati nella scatola insieme, oltre alle clampine, quelle per attaccarli, anche a questo affare qua. Questo è molto utile soprattutto se vogliamo fare una registrazione XY. Quelli magari un po' più esperti sanno di cosa sto parlando. Oltre questo vi faccio giusto una breve ricapitolazione dei microfoni, poi andiamo a vederli. I secondi che abbiamo, quindi quelli medi, che sono una media tra super economico e un po' più costoso, sono i Rode M5. Eccoli qui. Quindi questi qua sono sempre molto molto piccoli. Eccoli qua dentro, ci viene data ovviamente tutta la questione specifiche e istruzioni eccetera. Non vengono date le clamp per suonare, forse sono sotto? No, non ci sono le clampine, ma comunque ecco qua questi due microfoni, sempre molto piccoli, neri, non so se esistano anche grigi, non so se me li metta a fuoco la camera perché forse non ne ha voglia, allora... Ok, direi che ce l'ha fatta. E poi, infine, vado a prendervi i microfoni più costosi, diciamo, non sono dei microfoni super, super, super costosi da migliaia di euro, ma tra i 3 che provo oggi sono i più costosi, tra l'altro sono quelli che io utilizzo e mi trovo da paura con questi microfoni qua, e cioè i Sontronics STC1. Questi ragazzi sono fighi e si vede che sono fighi già solo dal packaging, perché guardate quando apro la scatola, che cavolo c'è? Guardate che bella che è la scatola dei Sontronics STC1. Quindi qua all'interno abbiamo i nostri microfoni. Oltre ad avere tutte le varie clamp che vi dicevo prima, abbiamo questi due microfoni molto 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 più grandi. Eccoli qui, questi qua sono i Sontronics STC2, e in più, oltre a questi microfoni, abbiamo anche questa stina, questa clamp, diciamo, che serve appunto, come dicevo prima, per fare delle microfonazioni diverse. Questa è molto utile in alcuni casi. Adesso quindi andiamo a sentirli. Una particolarità di questi Sontronics, che già li rende più belli degli altri, è la possibilità di scegliere o il pad, nel senso andare a mettere meno 10 o meno 20 dB nel caso in cui ne avessimo bisogno, o il taglio, un taglio lineare, quindi senza taglio, oppure taglio a 75 Hz, taglio a 150 Hz. Questi hanno queste due possibilità, i Rode non hanno queste possibilità, mentre il Behringer ha la possibilità solamente di fare o un taglio, che decide lui, oppure la possibilità di mettere meno 10 dB a tutta la registrazione. Quindi vi ho fatto vedere quali sono i microfoni, andiamo a provarli, partiremo dal super economico andando sempre verso il più costoso, e poi, finito questo video, andrò a rimettervi di nuovo la registrazione che avete visto all'inizio con i microfoni scritti, così almeno potrete vedere se il commento che mi avete scritto qui sotto è giusto oppure no, perché andrete veramente a vedere se i microfoni che avete scritto sono veramente i microfoni che ho utilizzato. Mando la sigla e partiamo con la prima coppia di microfoni, cioè i Behringer.
Allora, per prima cosa ho montato i Behringer, quelli da meno, diciamo, quelli che costano meno, quelli più economici di tutti, che devo dire che sono dei buonissimi microfoni, nonostante costino un quarto dei Sontronics, ad esempio. Sono degli ottimi microfoni, fanno il loro, come al solito. È ovvio che la differenza di prezzo vuol dire anche differenza di qualità, ma questo permette a chiunque di potersi registrare, perché con meno di 100 euro potete prendere tutti e due i microfoni, e quindi non è male. La cosa importante di cui voglio parlare adesso è un attimino il posizionamento dei microfoni. Nel senso, ci sono tanti modi di posizionare il microfono, ho già fatto anche un video in cui facevo vedere tre modi diversi, tre modi fondamentali, diciamo, per riuscire a posizionare un microfono panoramico nel modo giusto. Allora, sicuramente la cosa importante è che siano uno alla vostra sinistra, uno alla vostra destra, verso l'alto, e tutte e due i microfoni devono essere equidistanti, cioè devono avere la stessa distanza dal centro del rullante. Quindi la cosa che vi consiglio di fare è di quella di prendervi un cavo. Se non avete un metro, prendete un cavo, andate a posizionare l'inizio del cavo nel centro del rullante, prendete il cavo e guardate a che distanza è, adesso voi non vedete ma il microfono è qui sopra, a che distanza è il mio microfono. Quindi, dopo aver fatto questo, avrete la distanza che avete col microfono e andate a vederla con l'altro microfono. Quindi andate, tenete il cavo sempre della stessa lunghezza e andate a vedere se anche nell'altro microfono avrete la stessa lunghezza. Diciamo, quante volte ho detto lunghezza? 1000, ma non fa niente. Dopo aver fatto questo vedrete che i microfoni non saranno alla stessa altezza. Probabilmente il vostro microfono di destra, se siete destri come me, sarà molto molto più in basso. Quindi lì dipende un po', vedete e fate un po' di prove. Se poi avete solamente questi due microfoni, allora io vi consiglio di puntarli verso il basso, quindi perfettamente verticali, perché almeno vi prendono sia i piatti, sia i tom, sia il rullante e tutto. Se invece avete altri microfoni, come ad esempio ho io, quindi magari tutto microfonato pezzo per pezzo, allora vi consiglio quei microfoni di non lasciarli in verticale, ma spostarli un filino verso l'esterno. In questo modo i piatti continueranno a prenderli, ma tom, rullante, timpano, eccetera, eccetera, li prenderanno un pochettino meno. Vi dicevo che questi Behringer comunque funzionano veramente molto bene. Sentite qua, vi faccio sentire solo i microfoni, senza niente. Come sentite, il suono non è per niente male, non è un suono, è un suono abbastanza secco, quindi abbastanza, tra virgolette, un po' più metallico, però il lavoro lo fanno alla grande. La cosa, quindi la domanda, si può registrare con due microfoni? È sì, ma, nel senso, registrare con due microfoni si può, però attenzione, perché perderete un po' di cassa. Probabilmente si sentirà tutto, ma la cassa si perderà un po', quindi il mio consiglio è di registrare con tre microfoni. Due over come questi qua e la cassa. Sentite se vado ad aggiungere la cassa a quello che ho appena suonato, come si sente meglio tutta la batteria, o comunque come si sente più definita la cassa. Quindi questi microfoni comunque hanno passato l'esame, diciamo così, e adesso vado a montare i Rod, che sono quelli di fascia media tra i tre che abbiamo, e vediamo come suonano anche questi. I Rod sono dei microfoni di fascia media, appunto, come vi dicevo prima, e allora sono dei buonissimi microfoni. La cosa che ho visto con rispetto ai microfoni prima, cioè i Behringer, è che hanno più volume e più imponenza, nel senso, questi prendono un po' più tutto, direi, sono un po' più panoramici, nel senso ci prendono anche di più il rullante, i tom, quindi sentiremo i tamburi anche più presenti rispetto ai Behringer, e hanno proprio più volume, quindi suonano molto più yeah. Come
Come sentite, cioè casse rullante, soprattutto rullante, ma anche un po' la cassa, si sentono di più. Quindi, in questo caso, con due microfoni ce la possiamo fare. Se gli mettiamo anche una cassa è sempre meglio. Però ce la possiamo fare. Quindi, Rode, buoni. Adesso passiamo però ai Sontronics. Montati ora i microfoni Sontronics, sono sopra la mia testa. Allora, devo ammettere che dopo averli provati, li avete già sentiti all'inizio, non sapete in realtà ancora quali microfoni siano, se i primi erano questi oppure gli altri, eccetera, eccetera. Ma poi, come vi ho detto, vi farò risentire tutte le parti suonate con anche i microfoni scritti, così potrete fare le vostre valutazioni. I Sontronics, allora, costano il doppio degli altri, costano il doppio rispetto ai Rode. Però effettivamente nel momento in cui andiamo a sentirli abbiamo proprio una sensazione di un suono più aperto, più morbido. Ecco, diciamo così, più che altro più morbido. Devo dire che appunto questa morbidezza di suono fa sì che la batteria suoni tutta più ariosa, tutta più aperta, soprattutto sui piatti, ma anche in generale proprio tutta la batteria. Quindi sicuramente questi sono i migliori dei tre microfoni. Ovviamente, come vi ho detto, costano molto di più degli altri, ma se avete la possibilità e il budget di comprare due microfoni come questi, allora siete a posto, sia per quanto riguarda gli over, sia per quanto riguarda il Charleston. Adesso quello che andrò a fare sarà mettere due Sontronics come over e un Sontronics sul Charleston. Sentite quanto riesce a risultare buono, bello cristallino il suono, in base a come posiziono il microfono. Ovviamente io ho un Charleston grosso da 15 pollici in questo caso e ho bisogno di un suono molto rock. Quindi la posizione del mio Sontronics sul Charleston sarà che punta verso il piatto proprio in questo modo, come potete vedere. E come funziona la posizione del microfono sul Charleston? Funziona che se io voglio un suono più acuto e tagliente dovrò andare più verso il centro del Charleston e l'angolazione del microfono sarà sempre maggiore, quindi sempre più perpendicolare al Charleston. Invece se io mi allontano c'è chi continua a mantenere l'angolazione sempre in questo modo, quindi il microfono perfettamente verticale. Io preferisco cercare di girarlo un po' così che punti proprio questa parte che è quella che mi interessa. Sentite come suona. Ragazzi, con questo il video può finire qua, spero vi sia piaciuto, spero vi sia servito, spero abbiate sentito veramente la differenza tra un microfono e l'altro. Devo ammettere che sono tutti e tre ottimi microfoni, ovviamente più si va su di prezzo, come vi ho detto, meglio andranno o comunque funzioneranno meglio. In generale, comunque, giusto per fare una mini ricapitolazione, vi dico che i Behringer sono perfetti per chi non ha tanto budget, vuole un suono buono, perché comunque il suono che riescono a tirar fuori è ottimo. I Rode sono un po' più per i metallari e rockettari che vogliono un suono molto potente, molto definito. E i Sontronics invece sono più per chi ha bisogno di versatilità, di, come si dice, un suono bello pieno, un suono soprattutto più giusto, passatemi questa espressione, perché danno comunque il suono migliore come suono proprio. Quindi appunto, se cercate dei microfoni fighi, definitivi, diciamo, allora andate sui Sontronics. Per rispondere alla domanda, si può registrare con due microfoni? La risposta è sì, ma se, come al solito, mettete un microfono davanti alla cassa, riuscite veramente a prendere tutta quanta la batteria. Quindi con questo io voglio ancora ringraziare strumentimusicali.net, voglio chiedergli scusa per averli messi sotto sopra in tutto il video, perché ho
aperto la scatola al contrario. Io vi ringrazio per essere arrivati fin qua. Adesso manderò di nuovo il video iniziale con tutti quanti i microfoni, così da capire se nei commenti appunto avete scritto giusto all'inizio del video oppure no. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!